Quando sono arrivati qui la prima volta Jean-Claude Bijoux, abbiamo riconosciuto in loro la necessità che è di tante persone che si trovano in difficoltà, e noi abbiamo avuto la possibilità di dare a loro un piccolo spazio per riprendere forza e per rimettersi a camminare. Sono cittadino congolese, residente in Italia da quasi 15 anni. Quando sono arrivato praticamente stavo da solo, ho lasciato i genitori, i fratelli, mia moglie, quindi non era cosa facile. Però ringraziando Dio, col ricongiungimento familiare, nel 2004 era arrivata mia moglie. Abbiamo tre figli. Daniele è nato nel 2007, Elisa nel 2009 e Adessa nel 2015. L'inizio era proprio difficilissimo, stavamo a casa in affitto, però con lo stipendio che io portavo a casa, col reddito basso, non ce la facevamo. Il Papa ha chiesto che le chiese in Europa, le chiese concrete, le parrocchie, gli istituti religiosi dessero un segno di accoglienza, vedere l'entusiasmo di chi si dà da fare, di chi prepara un'accoglienza, così come di chi con i propri bambini si coinvolge per creare un ambiente attorno alla famiglia che ospitiamo. Tutto questo è molto bello. Abbiamo iniziato un percorso di accoglienza e di integrazione allo stesso tempo, quindi prevedendo per la famiglia non soltanto un'accoglienza materiale, ma anche un'accoglienza di altro tipo, quale quella dell'inserimento dei bambini a scuola, della previsione di attività ludico-ricreative. Ospitare in parrocchia è come un'esperienza di laboratorio, si impara a fare, a vivere insieme per poi essere capaci di farlo ciascuno nella propria vita, nella propria famiglia.